Ancora un 5-0 per il Gozzano, che rifila il pokerissimo anche al Santià dopo averlo fatto pochi giorni prima contro il Volpiano. La partita si decide praticamente nel primo quarto d'ora. Dopo due minuti infatti la squadra di Viganò è già in vantaggio, merito di uno straordinario gol di Marino, bravo a stoppare il pallone, a portarselo avanti e poi a calciare uno splendido diagonale che si infila sotto l'incrocio dei pali. All'undicesimo il 2-0 porta la firma del capitano Lunardona, al secondo gol consecutivo dopo quello di sabato contro il Volpiano. Al 13esimo Guidetti sfiora il tris, bravo nella circostanza il portiere della Santià. Al 19esimo il 3-0, punizione di Troiano deviata, la palla finisce alla dogana sul suo tiro cross, sfortunata deviazione di Salierno che finisce in rete per il 3-0 del Gozzano. Al 37esimo splendida azione corale dei rossoblu, ripartenza micidiale, cross di Lunardon battuta al volo di la dogana e palla nel sacco per il 4-0. Nella ripresa al nono Guidetti fa tremare il palo del Santià, lo stesso Guidetti poi al 37esimo si procura e trasforma in maniera impeccabile il rigore del definitivo 5-0.